Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo nella seconda domenica di Avvento e anche oggi le letture ci fanno riflettere e ci incoraggiano tanto. Il profeta Isaia racconta di un tempo di grande pace, dove dice il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, eccetera. Fino ad arrivare a dire che il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso e non gli succederà niente. Questo mi ha fatto venire in mente un'immagine di quando ero piccola e i genitori ci raccomandavano di non mettere le dita nella presa per non prendere la corrente. E mi è venuto un po' in mente la stessa cosa, come se il profeta Isaia ci dicesse: potete mettere anche le dita nella presa perché non vi farete male, non c'è più nessun veleno che possa farvi del male. C'è un racconto negli Atti degli Apostoli dove si narra del viaggio di Paolo verso Roma, dove deve andare a essere processato. Durante questo viaggio succede una tempesta per cui fanno un naufragio e approdano a Malta. Qui, mentre si scaldano intorno al fuoco, San Paolo sta portando della legna secca e tra la legna il caldo fa venire fuori una vipera che morde Paolo e tutti si aspettano che si gonfi la mano e che muoia praticamente, mentre invece a San Paolo non succede niente, lui scuote la mano. Cade la vipera e sta bene, non ha nessuna conseguenza. Come a dire che anche qui il veleno non ha nessun potere su chi si è affidato veramente al Signore. Questo riguarda soprattutto anche i veleni interiori. Tutti noi nel cuore, oltre ad avere oggetti che mettiamo un po' in disparte, come abbiamo detto domenica scorsa, abbiamo anche dei piccoli covi di veleno. E questi fanno male a noi, prima di tutto, ma sicuramente anche alle persone che ci circondano. Quindi in questa domenica il Signore ci dice che quando entra Lui nella nostra vita, questo veleno non può farci male, però dobbiamo lasciarlo entrare. E nel Vangelo Giovanni Battista dice di preparare la via del Signore. Alla luce di questo, allora preparare la via del Signore vuol dire semplicemente aprire la porta del nostro cuore e lasciare che Lui sia l'antidoto a qualsiasi veleno voglia farci del male. E questo è molto importante, molto bello, ci dà speranza. C'è la speranza della pace, dobbiamo avere la speranza della pace e prima di tutto dobbiamo lasciare che questa pace, entri nel nostro cuore. Perché ogni scheggia di bene ha un riflesso in tutto il mondo, come ogni scheggia di male allo stesso modo può fare grandi danni. Quindi penso che anche questa domenica possiamo lasciarci con l'invito: vieni Signore Gesù, vieni a riempire il nostro cuore di bene e lasciamo che ogni veleno possa uscire senza farci del male. A questo punto possiamo prendere il nostro caffè e salutarci con questa grande speranza nel cuore e certamente il bambino non avrà più nulla da temere. Buona domenica.